Ragazze, finalmente sono ritornata con un nuovo video. Questo sarà un video tag, cioè di solito non faccio tanti video tag, però questa volta mi andava di farlo. Questo sarà un video tag dalla mia postazione Fimo. Scusatemi per la poca luce, però fuori c'è un tempaccio assurdo e quindi non c'è il sole. Ho dovuto accendere 30.000 luci per fare una luce decente. Comunque, volevo darvi un'informazione, ossia che tra pochi giorni voglio indicare il mio primo giveaway, visto che siamo arrivati tipo a 230 iscritte, penso, 231 se non mi sbaglio. E quindi volevo indire il mio primo giveaway. Ok, poi farò un video a parte dove vi spiegherò tutte le regole e vi farò vedere tutti i premi che metterò in palio. Sicuramente saranno materiali per le creazioni, quindi materiali creativi. Ok, penso che possiamo iniziare con il video. Adesso mi alzo, prendo la telecamera e vi faccio vedere. In questo video non vorrei fare tanti stacchi, cioè perché mi scoccio un po' di montarlo, quindi cioè, vi farò vedere. Allora, qui è dove questo cassetto qui è dove c'ho il fimo. Allora, primo questo è dove ho il fimo. Ne ho abbastanza, diciamo. Poi, aspettate, mi siedo. In quest'altro invece ho del materiale creativo. Allora, qui questi scatolini sono molto utili. Ce li ho comprati, sembra, all'Auchan. Sono molto capiti, questi scomparti. Qui ho degli anellini color oro. Invece qui ho le forchettine, i cucchiaini e i coltellini. Shams. Questo è il cucchiaino. Poi, questo è il coltello. E forchettina. E questa è la forchettina. Penso che alcuni di questi li metterò in palio anche nel giveaway, perché comunque ne ho abbastanza. Poi ci sono anellini argentati. Monachelle, scusatemi, chiodini a T, e poi ho trovato questi campanellini molto divertenti e anche queste perline qui. E questo è il primo. Poi al secondo, sì, ne ho tre di questi, abbastanza materiale. Dove in questo scomparto c'ho degli charms a forma di angioletto. Qui ho le moschettoni per chiudere i bracciali. Qui ho monachelle oro. Qui ho delle basi per orecchini al lobo. Qui ho basi per orecchini al lobo color oro. E qui altri charms di vario tipo. Cuore. Luna, altro cuore, eccetera. Poi, nel terzo, ho monachelle argento, basi per anelli, ora vi faccio vedere, basi per anelli, cioè di questo genere con i tre buchetti, basi per anelli, anche di questo genere qui, basi per orecchini. Così. Poi altri cerchietti, altri charms e qui delle catenelle varie. Allora, riposo qui. Poi c'ho questo set, diciamo di stampini, la marca è Makings Brand. L'ho comprato nel negozio. Cioè, l'ho pagato praticamente 5 euro. Sono
sono tre formine, tre stampini di questo genere per fare per esempio la formina del gelato, eccetera. Poi qui, vabbè, altre bustine, specchietti, cordine, eccetera, eccetera. Nel terzo scomparto ho cose varie, tipo bustina con i nastri, varie scatoline, del filo coda di topo, filo cerato, bustine, stampini, eccetera. Questa sono io. Ciao. Poi, in questa libreria, vabbè, non fate caso qui, che ci sono i miei libri d'università. Allora, qui invece c'è con la Vinavil, le tempere, vari brillantini, strass, eccetera, eccetera. Qui ci sono delle cane, vi ho fatto io. Questa è kiwi. Questa è limone, scusatemi la pessima luce, però. Questo è limone e questa è fragola. Vabbè, poi qui ci sono altre bustine di altre fettine di cane. E questo. Poi sotto c'è i miei lucidi, come vi ho detto, io uso questo qui della My Mary. Poi c'ho questa polverina per fare l'effetto tune dorata, ombretto per sempre l'effetto tune, fimo liquid, questa polverina che è una polverina tipo per fare lo zucchero sulle creazioni. Dio, attack, io senza l'attack non so come farei. Pinze, pinze, pinze. E qua dentro i miei stampini. E questo è qui. Poi sotto c'ho altro materiale. Vabbè, c'è tipo questo mi serve per fare le basi per quando faccio i cake topper. Poi silicone, silicone. Pistola per la colla a caldo e i pisla. Allora, qui è tutto. Ora andiamo in questo cassetto. Sì, Winnie the Pooh. Io adoro Winnie the Pooh. Allora, in questo cassetto ho questa scatolina decorata da me, dove c'ho perlone, perline, questo. In quest'altra pure ho le collane che ancora devo smontare per prendere le perline. Qui invece ho tutti i miei Swarovski, o simili Swarovski. Qui ho tutte le mie catenine colorate e non. Ah boh, lì dietro poi c'è. Ci sono bracciali, eccetera, eccetera. Bene. Bene ragazze, allora diciamo che questo è tutto e spero che questo video vi sia piaciuto e vi mando un bacio. Alla prossima, ciao!